Eccoci tornati in diretta in quest'altra puntata del TCB Show. Cominciamo con il primo ospite di oggi, è un onore averlo. Lo classifichiamo come giornalista, ex giornalista di Sport Mediaset, ma non solo questo, diamo il benvenuto in trasmissione a Franco Ligas. Buonasera Franco. Buonasera, grazie a voi anche per il desiderio di poter scambiare due parole con voi e naturalmente dell'universo sportivo, che per me è buona parte della mia vita. Assolutamente sì. A proposito della sua vita, cominciamo subito. Chi non conosce Franco Ligas, se sono in pochi, se lo ricorda ai tempi di, appunto, della redazione sportiva di Mediaset, se lo ricorda a parlare molto di calcio, io ricordo anche delle epiche telecronache di boxe, non solo su Mediaset. Se in 2 minuti volessimo conoscere tutta la sua carriera giornalistica, non ci bastano 2 minuti, lo so, ma magari qualche ricordo piacevole della sua esperienza da professionista. Ma per sintetizzarlo è questo: io nasco in Sardegna dove lo sport che si poteva vedere era solo quello offerto dalla televisione Rai, una sola rete, Rai 1, e non tutto naturalmente. Ecco, io sono nato e cresciuto con questa curiosità e con questo desiderio che si è sviluppato negli anni. Quando le televisioni sono diventate due, tre, molte di più, e quindi siccome ero sempre affascinato dal racconto dei telecronisti di allora, avevo sempre immaginato che sarebbe stato meraviglioso. E allora, senza volerlo cercare a tutti i costi, però molto probabilmente il mio inconscio, potevo fare altre cose, ho pensato soltanto a ricompensare in qualche modo chi mi aveva riempito le giornate, gli anni, nei momenti in cui per parlare di vedere di sport c'era solo la televisione e le voci che lo raccontavano, facendolo diventare affascinante. È appunto l'esperienza riguardante al mondo Mediaset che ci lega alla prossima domanda. Lei lega la sua carriera per molti anni a questa redazione, che, come diceva in precedenza, nasceva come una alternativa alla ben più preparata Rai. Ci può raccontare un po' come si è evoluta quella testata giornalistica che ha dato anche i natali a moltissimi grandi nomi poi del racconto sportivo? Beh, nasce dalla necessità di raccontare lo sport e quello poco sport che poteva essere concesso a chi in Italia non faceva parte dell'Eurovisione. Perché l'Eurovisione, la Rai tra l'altro era uno degli enti televisivi in Europa che avevano costruito, favorito la nascita dell'Eurovisione. L'Eurovisione comprava tutti i diritti televisivi di tutti gli eventi, per cui sostanzialmente in Italia una nuova televisione non poteva commentare eventi nello stesso territorio, ma non anche nel territorio europeo, perché non c'era questa possibilità di acquistarla. Tanto che le prime fatiche di Bogarelli, Bruno Bogarelli, fratello di quel fratello Marco che purtroppo ieri è morto proprio per Covid. colpa del Covid, un imprenditore che attraverso i diritti televisivi è diventato famoso nel mondo proprio per la sua bravura e la lungimiranza. E allora con Bruno Bogarelli andò ad acquistare degli eventi negli Stati Uniti dove era possibile. Il più facile era il pugilato, il football americano, perché in Italia non se ne parlava naturalmente, del baseball, è vero, se ne parlava pochissimo in Italia. E venne inventato con Mario Taveggia anche la prima edizione del Mundialito. Sì, forse la prima grande esclusiva Mediaset, In modo film. tale che poi la prima edizione
in qualche modo venne poi organizzato in coabitazione con la RAI, perché altrimenti restava al limite dall'ambiente, e quindi da una situazione che era da una parte di esclusiva in assoluto, anche perché non potevano esserci concorrenti. Confermo. Questo è il discorso fondamentale. Allora, Rino Tommasi in Inghilterra ha preso tantissimo, ha preso il tennis, ha preso il pugilato con Bruno Bogarelli e con tanti altri che poi l'hanno aiutato in questo lavoro di ricerca fondamentale. Poi sono nati attraverso questi eventi i grandi personaggi, perché grazie al calcio sono arrivati anche Albertini, che è stato uno dei grandi giornalisti Rai, ma in quel periodo era il commentatore del calcio per la televisione svizzera. Uh-huh. Mario Camicia per il golf, che ho già detto di Rino Tommasi. Dan Peterson. Sì, poi di Mario Camicia, con lo sci. Vero anche questo. E quindi la stessa vela fu un fenomeno che nasce grazie all'interesse di Fininvest, allora si chiamava così, Mediaset ancora non esisteva, c'era Fininvest ma c'era RTI, Rete Televisive Italiane, che ancora a capo di Mediaset Sport. Confermo. Prima di parlare di quel tempo e di quelli che erano i suoi impegni, solo una cosa. Lei faceva prima riferimento a alcune figure che si spostarono da Rai a Mediaset. Secondo molti, dietro a Mediaset e poi a quello che sono state le TV a pagamento, c'è stata un po' anche la svolta rispetto a quella che era un modo istituzionale di raccontare lo sport, l'esempio del mondialito come idea che cercava di girare intorno ai grandi eventi raccontati monotematicamente, anche nel modo di narrare. Si distingue molto il parlato delle radiocronache o telecronache Rai rispetto a quello che era poi invece l'ambiente. Secondo l'ambiente Mediaset, secondo lei anche nel modo di raccontare sport c'è stata un'innovazione e quindi una crescita con l'avvento di un'alternativa alla Rai? Sicuramente, per un motivo semplicissimo. Per la Rai tutto era dovuto, quindi c'era l'evento e il commento spesso e volentieri era non secondario, ma era terziario rispetto all'evento, perché non c'era concorrenza. Di conseguenza, se il commento diventa piatto, magari, io parlo di esempi, quindi non accuso nessun collega di quegli anni la RAI, perché alla radio, per esempio, Radio RAI, con tutto il calcio minuto per minuto e tutto il resto, l'evento lo faceva in modo straordinario. Di conseguenza non era soltanto un problema di Rai, ma probabilmente di abitudini, di atteggiamenti, di direttori di allora rispetto. Però in effetti la televisione, ecco, quindi è la televisione che dà la differenza notevole, tutto era dato scontato, per cui tutto quello che andava fatto a Cagliari era la cosa più importante e tutto il resto non contava. Invece col passare degli anni si è capito che le cose si possono anche avvicinare, assecondare, anche con un buon commento, perché una voce ritmata che non raccontasse naturalmente bugie potesse essere uno stimolo per poter seguire l'evento. Sì, un processo che adesso è esploso in questi ultimi anni, e parlo dal punto di vista calcistico per certi versi è eccessivo, perché ogni due minuti bisogna raccontare un'iperbole nel momento in cui magari durante la partita o durante un incontro, una manifestazione di qualunque genere, non sta succedendo un bel niente. Invece oggi c'è questa tendenza a sparare una bordata, spesso e volentieri di niente, però in quegli anni c'era proprio la necessità
di far vivere la cronaca, c'erano delle eccezioni. Per esempio Paolo Rosi era un'eccezione, perché io, grande appassionato di pugilato, sono cresciuto ascoltando le sue radiocronache, dove si raccontava l'evento e si commentava. Una grandissima novità è fatta con una voce non urlata, ma con un tono di voce che, da un certo punto di vista, obbligava il telespettatore a stare al silenzio per farsi sentire, ma al tempo stesso avere quel pathos dentro che è fondamentale per raccontare un evento. Cosa, sono appunti che dovremmo prendere, soprattutto girare a qualche magari telecronista di adesso, o almeno a qualche modalità di racconto. Prima di parlare di lei, un'altra piccolissima domanda, sempre sul mondo dello sport e dello sport raccontato nei mass media. L'impressione però che abbiamo da appassionati di radio, quindi magari forse fortunati, perché Radio Rai, che è un po' in la nostra luce di tanto in tanto, ci permette ancora di ascoltare molto sport gratis. L'impressione è che però le TV pubbliche, sia essi pagassero sovvenzionate dallo Stato, sia essi privato, abbiano un po' abbandonato, forse di fronte agli eccessivi costi, il racconto dello sport. Fa pensare che ad esempio Mediaset, se si toglie la Champions League, ormai ha pochissimi diritti televisivi e anche la Rai riesce a fatica a riempire un canale sportivo dedicato. Perché lo sport è diventato, tra virgolette, a pagamento, o perché forse non attira più come una volta le emittenti pubbliche? Beh, per un motivo semplicissimo, perché La Rai con l'Eurovisione ha creato la nicchia, di conseguenza è lei che faceva il prezzo, no? E poi naturalmente lo imponeva tra virgolette, non c'era una vera e propria imposizione, però invitava le altre televisioni europee a contribuire, però spesso e volentieri la Rai pagava magari più di Tele Monte Carlo o di Capodistria, oppure, perché Capodistria in quel momento era la televisione GVT della Jugoslavia, perché si chiamava ancora Jugoslavia, perché era ancora Jugoslavia, ma la Francia la stessa cosa, come l'Inghilterra, e quindi era anche un calmiere. Nel momento in cui sono entrati dentro le nuove Eurovisioni, cioè delle persone che volevano acquistare i diritti televisivi, nel momento in cui doveva prenderli, ecco, i diritti televisivi, e per poterlo fare doveva pagarli di più. Mentre la Rai calmierava la crescita e lo sviluppo di questo mercato nuovo degli eventi sportivi, perché diventavano sempre più spettacolari, ed necessariamente hanno dato l'opportunità a far crescere individui che non erano interessati a mandare in onda lo sport, ma a vendere il prodotto stesso. Cioè la Rai comprava per farlo vedere in televisione, altri compravano i diritti televisivi a monte dagli organizzatori e poi dovevano guadagnarci. Per guadagnarci imponevano alla Rai o a Mediaset o alla televisione spagnola, oppure quella francese, quella inglese, quella tedesca, dicendo: signori, quest'anno l'Olimpiade, i campionati del mondo li facciamo noi e voi ci dovete dare tot. Questo è il passaggio fondamentale, per cui gli eventi sono diventati troppo costosi. Sì. Buona parte di questa è soltanto andata e rientrata nelle casse dello sport mondiale. Per lo più, buona parte di questi soldi sono arrivati nelle mani dei nuovi organizzatori, dei nuovi acquisitori di diritti. Per cui, nel momento in cui gli organizzatori a monte e avevano i mondiali di sci di fondo e li vendevano, avevano un vantaggio, perché guadagnavano di più, perché era un mercato libero. Ma nel momento in cui la Finlandia, che voleva mandare in onda i mondiali di sci di fondo,
in un altro paese erano costretti a pagare 1.000 quello che invece fino a quell'altro giorno pagavano soltanto 100. Sì. È il mercato non so che è se cambiato. Mi sono Sì, è il spiegato. mercato che è cambiato. E le televisioni di Stato non erano più in grado di reggere questo passo ai costi sempre più esorbitanti. Visto l'aria che tira, probabilmente neanche le TV a pagamento ce la fanno più, però questa. Certo, ma ancora adesso chi ha Sky, Sky Italia e ha tanti debiti, no? Perché spende più di quanto non incassi per dare un prodotto eccezionale. Sì. Però Sky, in giro per il mondo, così come organizzato, invece regge perché ci sono dei paesi in cui si può fare ancora un tipo di informazione, non soltanto quello sportivo, per guadagnare. Sì, alla fine oggi buca fa pari. Assolutamente. Quando pensiamo a Franco Ligas parliamo sicuramente della box come la materia che ha sempre portato al proprio esame, non sto scherzando, però sicuramente un'osservazione che anche con i nostri lettori abbiamo fatto quando abbiamo presentato la sua intervista è che innanzitutto lei probabilmente ha vissuto forse il momento più bello della box sia a livello italiano che a livello mondiale, come figure che si sono poi che sono poi comparse e entrate nella fama delle cronache dagli anni 80 in avanti. Le chiedo un ricordo piacevole, magari, o quello che più le è rimasto indelebile della sua esperienza lato pugilato, e magari anche una riflessione sul fatto che il pugilato l'abbiamo un po' perso dai radar ultimamente. Questo è un dato triste, perché io soffro del momento delicato, difficile del nostro pugilato che dura ormai da una ventina d'anni, pur avendo avuto a disposizione tanti campioni. Però, vede, quando noi siamo partiti, io arrivo nel 1984, per un motivo semplicissimo, perché Rino Tomasi poteva tranquillamente continuare a commentare il pugilato. Però, la Fininvest che guardava avanti, a un certo punto si mise d'accordo con l'Attotip e con Umberto Branchini per fare una colonia. E siccome nelle Olimpiadi dell'84 di Los Angeles c'erano 8 pugili italiani che sono stati protagonisti di quella Olimpiade, dal loro di Maurizio Steca, dall'argento di Francesco Damiani, abbiamo avuto anche diversi bronzi, altri pugili interessanti che si erano fermati ai quarti di finale, ai margini delle medaglie, ma vicini al vero pugilato. Ecco, in quel momento lì Fininvest portò anche i soldi, e si diede la possibilità quindi alle colonie di valorizzare l'evento, perché tu puoi avere un grande talento pugilistico, ma lo devi sviluppare, lo sviluppi con i maestri bravi, c'erano, con i procuratori bravi e c'erano, ma ci vogliono anche gli sparring importanti, perché per imparare a non prendere le botte, i pugni, bisogna saperle affrontare e quindi averle anche prese. Quello è stato un passaggio fondamentale. Fininvest spendeva per gli eventi, no? E veniva contraccambiata con una novità importante, quei giovani pugili che a Los Angeles avevano fatto bene. La Rai, che fino a quel momento lavorava per conto suo, ma aveva già dei pugili con i quali aveva raccontato storie bellissime sul pugilato mondiale europeo, e si è adeguata con i costi, e quindi anziché tirarsi indietro ha investito anch'essa in Italia, due schieramenti completamente diversi, il privato e il pubblico, lavoravano tutti quanti per agevolare lo sviluppo della nostra disciplina.
Questo è stato il passaggio. Poi nel momento in cui ci furono contrasti all'interno di Fininvest, quando si pensava che si spendesse troppo per il pugilato, per rispetto alla produzione della qualità di certi eventi, era un falso problema, ma c'era, o viceversa, ma non cambia il senso del mio discorso, e quindi Fininvest si è fermata anche la RAI. Si è fermata la RAI, non c'erano più soldi, non si può fare il Lilleris e l'Alleri, non si può diventare professionisti fra i pugili se tu non hai, perché professionista vuol dire serietà, prepararti al massimo, ma vuol dire anche guadagnare come professionisti, da professionisti, e se non c'è questa possibilità non si può andare avanti. La crisi è in qualche modo è stata favorita da quella stessa televisione che gli ha dato l'opportunità di esplodere, ma poi è implosa attraverso per questi motivi. Oggi tante discipline sportive in Italia che non hanno la televisione sono costrette, come il pugilato, a perdere. Questa è la triste realtà della nostra situazione. In altri paesi, pur avendo crisi di vocazioni, hanno sempre il sostegno televisivo, e soltanto il sostegno televisivo può alimentare la passione per il pugilato. Il più grande atleta della box, secondo lei, di tutti i tempi? Temo di sapere la risposta, ma la chiedo lo stesso. No. Io dico che io, la mia è una provocazione, ma non vuole essere una provocazione, perché se lei adesso mi dice il nome, io le dico subito se sì o no. Io mi giocherei Muhammad Ali. Ecco, io dico Muhammad Ali, l'ho detto purtroppo il giorno in cui è scomparso, e c'era anche Dan Peterson, come Maurizio Stecca, era intervenuto anche Patrizio Oliva. Allora, è stato il più grande personaggio del pugilato mondiale, Muhammad Ali, straordinario. E anche il suo modo di combattere, da peso massimo, un ballerino, era straordinario, ma non è stato il più grande pugile. L'aspetto tecnico non solo, perché suo era straordinario, ma quello pugilistico, perché nella carriera di Muhammad Ali ci sono stati degli incontri importanti che l'hanno portato ad essere il protagonista. Non certo, non parlo i combattimenti con Fraser nella maniera più assoluta, ma ci sono delle ombre ben precise che non possono portarlo a dire oggi è il più grande di tutti i tempi. Il più grande perché moralmente ha dato del pugilato un'espressione straordinaria, non soltanto americana, non soltanto europea, ma anche africana. Però per Sugar Robinson, dal punto di vista pugilistico e da ballerino, vero, un peso medio, l'altro massimo, però è stato un precursore di quel modo di combattere. E quindi non posso pensare Luis che possa essere meno bravo di Muhammad Ali. Ho capito. Allora, qui mi trovo un po' impreparato, nel senso che avrei pensato la risposta più banale, invece non è così. Se volessi chiedere anche... No, ma è una mia, sì. È una mia impressione. Per esempio, in quell'occasione da Peterson non era d'accordo con me, e quindi ricordava l'aspetto tecnico, no? Uh-huh. E quanto come personaggio Dan Peterson, cioè come Muhammad Ali, non già più Cassius Clay, ma Muhammad Ali è stato fondamentale per tutti, non solo nella sua America, nella battaglia a fianco dei
dei pugili di colore, ma chiunque ma lui è americano, ma di sangue nero africano, e lui andava in giro per gli Stati Uniti come ambasciatore, non per il pugilato, ma parlava del pugilato, non della politica, anche se mandato dalle Nazioni Unite, andava come uomo di pace, che è una cosa completamente diversa rispetto all'aspetto politico. Lui non era mai stato politico, non amava i politici, ma era grandissimo perché contro i politici, con la storia della guerra in particolare, è stata una dimostrazione straordinaria. Però la domanda è questa: è stato il più grande pugile di tutti i tempi? Non posso dire di sì. In Italia, secondo lei, Nino Benvenuti o mi farebbe altri nomi? Benvenuti perché è stato un insieme, il più bello, il più elegante, una categoria, quella dei medi, dove se tu hai 1,80 m sei anche affascinante. Però Arcari era bravissimo. Duilio Loi non posso considerarlo inferiore. Potrei ricordare anche altri pugili. Per cui Nino è stato davvero l'uomo che il pugilato è stato utilizzato per crescere come immagine. Sì, anche televisivamente, perché forse è stato il primo grande esempio di commento tecnico capace poi di raccontare. Però io non posso non pensare a un Damiani, Damiani come campione del mondo, oppure non posso nemmeno pensare a un Nino Benvenuti che combatte alla grande con Mazzinghi, o Mazzinghi che richiama 60.000 spettatori a San Siro, allo stadio. Se vanno a seguire, vuol dire che c'è la qualità. Assolutamente sì. Ecco, quindi ognuno di noi, per fortuna, da questo punto di vista può avere dei giudizi, vedere le cose da un certo punto di vista. Per fortuna è a un certo punto di vista, quindi quello che dico io non è condivisibile, perché io lo rispetto ed è corretto. Sì, però magari ci dà anche una visione diversa di una disciplina che, anche complici i tempi, non conosciamo magari nel migliore dei modi. Ma noi oggi abbiamo ancora dei ragazzi interessanti, ma non possono combattere. Non possono pagarsi gli sparring partner. Sì. Ma voi pensate se la squadra più forte del campionato italiano che si allena soltanto in palestra e non gioca mai una partita. Sì, sì. Si allena soltanto. È antisport. A un certo punto è obbligato a perdere. Obbligato a perdere. Perché non ha i punti di riferimento, non è abituato alla fatica. Sì. Chi vince in Italia facilmente non è detto che debba a tutti i costi vincere in Europa. Sì. Gli accadimenti di questi giorni, magari cambiando sport, le danno anche completamente ragione. Parlando di calcio, la figura di Franco Liga è legata a due squadre, che io chiamo un po' nobili decadute. Sto parlando della Fiorentina e del Cagliari, terra natale di cui ci parlava prima. Due squadre che, quando io penso ai tanti campionati di calcio che ho seguito, penso che un campionato senza la Fiorentina e il Cagliari non è un campionato, perché sono le istituzioni come il Torino, lasciamo stare le grandi che poi ragionano su livelli diversi. Due squadre che però sono, in queste ultime stagioni, specie questa, un po' in difficoltà, e non vorrei che questo sia il simbolo di un calcio di provincia che, pur essendo istituzionalizzato, come dicevo prima io, magari fatica a stare dietro al Bailam che invece magari il calcio economico delle big vuole impostare. Come mai si giustifica, come può giustificarsi la difficoltà in cui Cagliari, in questa stagione in particolare, Fiorentina comunque traballano da anni? Allora, appunto, il Cagliari purtroppo, eccetto il momento degli anni, fine anni 60 e anni 70, dove si è
è costruita una squadra in un ambiente favorevolissimo, per un insieme di motivi anche politici e economici, ma c'erano anche dei personaggi come tipo Arrica, che sapeva di calcio ed era abbastanza smaliziato anche nel potersi confrontare con le società più importanti, più potenti, e questo conta moltissimo per poter ottenere dei risultati. E la Fiorentina invece è stata la prima squadra che ha partecipato alla prima edizione della Coppa dei Campioni, non Champions League, quindi soltanto i vincitori dei campionati italiani, perdendo la finale con il Real Madrid e capendo subito in quel momento che c'erano già dei poteri, no? Il calcio spagnolo comandava anche allora e quindi l'aveva dimostrato, però pur restando una vera verità, il Real Madrid era uno squadrone. Uh-huh. Io per esempio sono cresciuto senza, avendolo visto solo in televisione, quel poco che faceva vedere la Rai, di Ghento alla sinistra, per cui io da ragazzino giocavo difensore, avevo 12-13 anni, però volevo giocare a sinistra anche perché giocava, faceva delle cose con quei piedi, delle cose straordinarie, quindi nella fantasia dei giocatori tutto può essere suggestione, no? E quindi creare anche un ambiente che non c'è. Ecco, e da questo punto di vista la Fiorentina è rimasta su questa stessa linea, anche se poi ha vinto soltanto un altro scudetto, l'ultimo proprio prima del Cagliari nel 68-69, ma ha vinto tante Coppe Italia, ha rischiato di vincere e ha vinto la Coppa UEFA, qualche volta è stata bruciata per motivi spesso politici anche in quel momento importante nell'anno, mentre il Cagliari dopo quell'esplosione, il Cagliari ha avuto dei problemi, perché il Cagliari è una regione, è la rappresentante di un paese povero, il calcio diventava sempre più ricco, per cui i dirigenti di allora hanno sofferto moltissimo. Nel momento in cui trovavano dei giocatori interessanti, per un po' se li tenevano e poi dovevano venderli per poter alimentare il desiderio di giocare perlomeno in Serie B. Questo è sempre stato, però è stato anche questo il mio cruccio, perché col passare degli anni abbiamo tutti quanti imparato a capire che in Sardegna non si può essere ambiziosi. E questo è un grande errore. Questo è un grande errore. Bisogna essere ambiziosi mentalmente per migliorare la situazione. Questo non vuol dire essere ambiziosi che tu devi vincere lo scudetto, ma devi lottare con tutti e di pensare che ogni partita o certe partite non siano sempre perse. La Fiorentina, in un momento importante del suo cambiamento con Della Valle, aveva fatto un percorso interessante con la Champion, la Coppa UEFA, poi ha abbandonato il calcio, perché forse non era il più grande Della Valle, non era innamorato del calcio, forse nel calcio e dal calcio voleva ottenere delle cose che il calcio in quel momento non gli ha potuto dare, in questo caso la politica. È stato ridimensionato, è stata ridimensionata anche la Fiorentina, e da questo ridimensionamento non riesce a venire fuori, perché quelle paure che aveva in quel periodo Della Valle, nel momento in cui ha abbandonato sostanzialmente la società, li ha lo stesso nuovo proprietario, che ha più soldi della Valle, ma non vuole sprecare dei soldi rispetto ad un calcio che non sostiene, non aiuta chi vuole metterci
a disposizione un certo patrimonio per ottenere dei risultati che non siano soltanto sportivi, ma c'è di mezzo anche il famoso mattone. Oh, lo stadio Franchi. Ecco, questo insieme di cose portano a questa crisi. E la politica, rispetto a tutto il resto, ha imparato in vita sua. I politici, nel momento in cui nascono, sanno quali sono le cose, i problemi da affrontare e da superarli. Però hanno i tempi tecnici per portarli avanti. I tempi tecnici non sono gli stessi degli imprenditori. Il calcio si trova in questa situazione. In Italia non si fanno stadi. L'unico stadio sostanzialmente privato non è quello di Torino, ma quello di Reggio Emilia. Sì. E perché lo costruì dal CIN, che adesso quello stadio è del Sassuolo. Vero. È stato un privato. Gli altri erano tutti stadi gestiti dalla politica, perché la politica, attraverso gli impianti sportivi polivalenti, dove c'è la partita di calcio e c'è anche la pista da 400 metri per l'atletica leggera, ti diceva sì, però dalla curva laggiù non vedi niente. Vabbè, pazienza, però qui dobbiamo metterci dentro tutti quanti. Vero, vero. Questa è la storia, perché la politica doveva costruire e perché nel costruire doveva gestire. Sì, assolutamente. Quello che aveva costruito. Assolutamente sì. Un'ultima domanda e poi ci salutiamo. Non voglio appositamente, innanzitutto ringrazio perché abbiamo raccolto in questa intervista una serie di spunti che raramente sentiamo e che quindi ci piace far ragionare i nostri ascoltatori, e sicuramente questo può essere ottimo cibo per dare elementi di chi ci ascolta. Però non vorrei con lei parlare di calcio attuale, perché vorrei concentrare l'ultima domanda su una figura che ovviamente in molti gliel'avranno chiesto, però che secondo me sintetizza l'immagine di Cagliari e della Sardegna e del Cagliari Calcio, che è una figura secondo me un po' dimenticata ultimamente, ma che ha dell'epico, specie in un calcio, anche in un calcio moderno, che è quella di Gigi Riva. Se io le chiedessi un commento, un parere, una breve descrizione su quello che è uno dei più grandi, secondo me, magari essendo rimasto a Cagliari non ha vinto quanto meritava, ma secondo me come uomo ha dimostrato tutto se non di più. Cosa mi racconterebbe? Beh, intanto Gigi Riva ha vinto tantissimo rispetto a tanti altri. Per esempio, il campionato europeo per paesi, quante volte l'ha vinta l'Italia? Pochissime, una. Uno, c'era Gigi Riva, protagonista, con il suo gol. È arrivato in finale nel 70, no, nel sì, nel 70 contro il Brasile, no? Uh-huh. E Gigi Riva ha vinto lo scudetto, ma lui del secondo al terzo scudetto sarebbe stato fiero soltanto giocandolo in Italia, giocandolo nella sua Sardegna, perché Gigi Riva, tra Gigi Riva e me, sai che è più sardo di me? Gigi Riva, perché dei sardi tradizionali c'ha il bisogno di stare nel silenzio, di costruirsi l'ambiente favorevole da solo, l'orgoglio, la memoria è fondamentale, anche storica, perché ricordano tutto quello che succede, e nel momento in cui scatenano questa voglia di ribellione ottengono dei grandi risultati. Quando Gigi Riva è andato a vincere lo scudetto, l'ha vinto per tutti i sardi,
Sì. E questo è fondamentale. Lui ha rinunciato, è vero, ad andare via perché non poteva non essere, non poteva non restare qui. Dove? Dove? Quando lui usciva per Cagliari e tutti i tifosi lo riconoscevano, lo guardavano con interesse, ma mai l'hanno assediato, no? Ho caricato di responsabilità. Grande Gigi, oh, adesso devi vincere perché tu devi battere la Juve, devi battere l'Inter, devi battere il Milan. No, Gigi Riva. Ti guardano perché Gigi Riva è il nostro condottiero, e lui sa cosa deve fare. Deve vincere, non vincere contro Tizio, Caio e Sempronio, ma vincere se stessi, con se stessi, cioè con la nostra forza. Non so se mi sono stato spiegato. Sì. Assolutamente sì. È l'aspetto fondamentale. Oggi invece si vince contro qualcuno. Ecco, Gigi Riva non ha mai vinto contro nessuno. Ha vinto per il popolo sardo. È una cosa completamente diversa. E per vincere ha giocato al meglio. Per vincere, per la stessa nazionale italiana, è stato rotto due volte. Ha chiuso l'attività agonistica prima, proprio per questo motivo, per la sua generosità. Per vincere per il popolo sardo con i Cagliari e per il popolo italiano con la maglia azzurra. Capisce che Gigi Riva è unico? Sì, su questo siamo totalmente d'accordo. Io ringrazio, sarei qui a chiacchierare per ore, però dobbiamo salutarci. Intanto ringrazio Franco Ligas per essere stato nostro ospite e spero di averlo prossimamente per parlare ancora di qualcos'altro, perché ho anche altri spunti che ci avevano, che insieme ai nostri amici del sito avevamo raccolto, quindi gli diamo appuntamento per un'altra intervista più avanti nel corso delle prossime puntate del nostro show. Intanto le auguriamo buona serata. Ben volentieri e grazie a voi soprattutto per avermi fatto sfogare. A noi piace far sfogare questo tipo di menti, a noi ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco.